le istituzioni repubblicane hannoveriane avevano retto a tutto, ma con la seconda metà del XVII secolo gli attriti internazionali iniziarono ad erodere le basi su cui poggiava la sua resistenza. Decadi di caos, guerre, saccheggi esteri, conflitti interni tra le classi sociali e il doppio fronte di guerra avevano portato il popolo al collasso. Il monopolio di clero e aristocrazia che per tanti secoli aveva guidato le riforme e gli organi statali erano messi in seria discussione e additati come colpevoli primi della sciagurata politica estera militare dell'intera nazione. Fautori di un rinnovamento totale, la borghesia e le frange meno abbienti della popolazione iniziarono a costruire un ostruzionismo civile e politico contro il governo, fino a sfociare nell'impensabile. Le prime rivolte armate popolari ebbero luogo a Lunenburg, dove decine di migliaia di cittadini scesero in armi per le strade, dichiarando aperta un'esperienza repubblicana popolare secessionista, mentre nella stessa capitale Amburgo facevano lo stesso 36.000 ribelli nobili a difesa dei privilegi delle classi aristocratiche. Fu in mezzo a questo caos che si tennero le elezioni del 29 maggio 1666. Con seggi elettorali sottoposti a violenze di entrambe le fazioni e pericoli di pesanti brogli interni. Obbligato a prendere una posizione, il Parlamento sconfessò il governo, aprendo così al fronte borghese. Wilhelm Hildesheim, figlio del precedente sindaco, portò a una schiacciante vittoria il fronte popolare, simboleggiando il tramonto definitivo degli ideali della vecchia generazione, una rottura culturale sia interna alla società che ai gruppi familiari stessi. Mentre le due guerre venivano frettolosamente chiuse, garantendo quindi nuove conquiste a nord a danno danese e la formazione di una Repubblica Unita d'Olanda ad est, i successivi anni di governo puntarono a un preciso focus di stabilità interna. Dal 1667 al 1670 pesanti riforme di welfare state, liberalismo commerciale e allentamento della coscrizione puntarono ad alleviare il peso ai ceti meno abbienti, continuando però a provocare nuove rivolte sia militari che politiche, represse entrambe nel sangue dal Parlamento. Buon salve a tutti ragazzi, un saluto da me e bentornati su Nerd is the Way. Bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra visuale globale e soprattutto bentornati alla nostra bella campagna con Hannover per la formazione della Germania. Ci eravamo lasciati la scorsa volta con grosse, molto gravi sconvolgimenti interni repubblicani a causa, come avete sentito nell'introduzione, lotte di classe e lotte sociali. La conseguenza la potete vedere direttamente nel campo delle informazioni a destra del video, dove appunto i borghesi hanno ora finalmente mantenuto saldo il controllo della lealtà del governo con il 67% rispetto al clero e alla nobiltà, che rispettivamente sono stati visti ridimensionati nelle loro funzioni. Ma prima di iniziare permettetemi di fare i dovuti ringraziamenti e ringraziare i miei consiglieri dello scorso episodio, tra i quali Casual Chris, Lavius00 e Praise the Durtu. Grazie mille a tutti voi ragazzi. Grazie per i consigli, soprattutto con quello di Lavius, che appunto mi ricordava di tenere sempre d'occhio la Marina, cosa che effettivamente dobbiamo andare a potenziare, ma quella la vedremo un attimino con calma appena avremo tempo. Per i più attenti noterete delle piccole differenze, infatti ci troviamo a giocare nel 1672, per essere precisi 3 anni dopo lo scorso episodio. Infatti, terminata la registrazione dell'episodio precedente, sono andato a vedere un attimino e la situazione da gestire che era necessaria da fare per gestire la politica interna riottosa mi avrebbe portato via numerosi anni. Quindi, per evitare di fare un intero episodio lento, ho giocato 1-2 anni in solitaria e sono riuscito lentamente a risolvere il problema.
Questa è al momento la situazione che ci ritroviamo ad avere. Dunque, abbiamo il nostro sindaco, sempre Wilhelm, che però ha 60 anni, quindi molto probabilmente a breve dovrà essere mandato via. E poi abbiamo un'integrazione delle culture pomerania e brandeburghese. Molto probabilmente inserirò anche quella danese, ma appena avremo un aumento dei core. Dal punto di vista diplomatico, nulla di nuovo. Il tesoro finalmente di nuovo in crescita, e ho usato gran parte delle finanze per puntare, come vedete qua, a un aumento degli effettivi per la seconda armata. Il trade tutto sommato è sempre positivo, la tecnologia è in crescita, quella militare, quindi come vedete siamo sempre in vantaggio e possiamo prendere quella successiva, cosa che però non faremo. Abbiamo sempre una penalizzazione dell'istituzione, purtroppo, come vedete sta avanzando un po' ovunque, ma sta lentamente arrivando nei nostri territori. Dopodiché, per quanto riguarda le idee, adesso siamo in attesa delle idee economiche. Il problema è che ci servono il potere amministrativo per andare a fare i core, quindi dovremo sinceramente aspettare un bel po'. Dopodiché, l'altro, sono riuscito a ridurre finalmente, scusate, i problemi della stability, anche se non abbiamo ancora risolto i problemi dell'arrest, dato che abbiamo qualcosa come 30, 40, 50 mila uomini possibili rivoltosi che si vogliono sollevare. Come potete vedere, gran parte dei problemi sono i particolaristi di Hannover e in minima parte i nobili ribelli, che quindi simboleggia il ritorno alla normalità del nostro stato. La nostra potere religioso è a posto, abbiamo il manpower recovery speed e l'individual creeds che ci aumenta il beneficio delle idee, come sempre, e adesso il nostro obiettivo sarà aumentare il force limit. I nostri vassalli purtroppo non sono ancora molto propensi a essere annessi, e qui invece giungiamo alla parte interessante. Come vi ricordate, io avevo intenzione di iniziare una guerra contro Polonia-Sassonia. Il problema è che, come potete vedere, se io andassi a dichiarare guerra a Polonia, ci ritroveremo anche contro Venezia, perché Venezia è il difensore della fede cattolica. Quindi saremmo davvero davvero problematici come cosa, perché la Lituania verrebbe a fianco della Polonia e la Francia non verrebbe ad aiutarci. Ma, e qui arriva la cosa carina, ho notato che il nostro bel vicino Nassau, vediamo se mi ricordo, dobbiamo aspettare l'11 settembre, va bene, aspettiamo che le torri gemelle nelle colonie inglesi vengano di nuovo abbattute. Ferrara ci chiede il territorio, ovviamente rifiutiamo. Ok, allora Nassau, eccolo qui. Allora, Nassau è alleata, vabbè, ovviamente non abbiamo i casus belli, non state a guardare questo, ma Nassau è alleata della Polonia, di Anken, Francoforte, Imerit e Honansbruck. Nassau è parte dell'impero e Ferrara la proteggerà. Vuol dire che noi riusciamo ad entrare in guerra contro la Polonia e quindi contro la Sassonia, attaccando Nassau senza tirarci dietro la Lituania e Venezia. E tra l'altro avendo l'aiuto della Francia, cosa davvero positiva. Quindi quello che andremo a fare sarà molto semplicemente un casus belli contro Nassau, dopodiché entriamo instant in guerra contro Nassau, che come vedete non è così tanto grossa. Non è così tanto grossa. Gli unici alleati grossi sarebbero Polonia e Ferrara, che poi forse ci può portare degli alleati nell'impero, ma con la Francia non dovremmo avere grossi problemi, dato che, come vedete, lei ha un sacco di uomini.
Molto bene. Allora, andiamo a vedere se possiamo fare ancora decor. No, purtroppo no. Continuiamo. Aspettate, prima che mi dimentichi, mettiamo il nostro timer. Provenza ci chiede un diritto di passaggio perché è in guerra contro Passau. Va bene, accettiamo. Va bene, ok. Il nostro obiettivo adesso principalmente sarà andare ad aspettare che le nostre truppe vengano ultimate. Accesso in guerra contro Cologne. Allora, lei è alleata con Francoforte e Emerit? No, decliniamo. Allora, questo lo togliamo. I rivali vorrei mettere qualcosa di positivo, tipo Aragona, magari. Ok. E mettiamo anche. Mamma mia, guardate Venezia. Ha l'armata il doppio più potente di noi e ha la marina che è più potente 10, no, 17 volte in più di noi. Porca vacca. Ok. Sto punto teniamola così, va bene. Vediamo se possiamo fare ancora. No, lotta alla corruzione è da fare a posto così. Questo lo togliamo. Questo pure, questo pure, questo pure. Questo idem e questo idem. Ok, continuiamo. Fermi perché vedo che abbiamo i particolaristi che stanno di nuovo sollevando. Perfetto, ok. Allora, siamo a 5 punti per Nassau. Ah, abbiamo la reputazione del sindaco che viene indebolita. Allora, 100 diplomatic power o di stability? Ma sinceramente io vi direi che possiamo anche perdere. No, uccidere qualcuno no. Andiamo, no. Non è comunque nel nostro gameplay come repubblica. Se siamo una repubblica pacifica, il nostro gameplay deve essere molto sensato, storiografico. Francoforte, no, decliniamo perché a breve entreremo in guerra anche noi contro di loro. Perfetto, ok. Molto, molto bene. Qui abbiamo, cos'è? Contro la Polonia, perfetto. Avevo già iniziato a fare il Bispe Network contro la Polonia per portarmi avanti e riuscire così a fare anche dei vantaggi per quanto riguarda la Sassonia. Siamo già al 13. Anken, vediamo un pochino, in guerra è alleato di Ansbach, Mainz, Nassau. Quindi decliniamo. Molto bene. Siamo adesso in negativo. Purtroppo con la prossima guerra non potremo più. No, siamo in attivo adesso. È di pochissimo, probabilmente non riusciremo a mantenere tutte queste truppe al massimo del mantenimento. Ok, abbiamo iniziato finalmente a convertirle. Allora, vediamo un attimo il Sealand. Il Sealand. Vorrei però capire se per caso. Eh sì, infatti il Sealand no, vorrei prima metterlo come core. Quindi evitiamo, facciamo le cose veloci. Tipo quello che ci vuole meno. Così da velocizzare un po' i tempi. Perfetto. e 24, ottimo. E mi sa che poi tra 2 mesi a sto punto possiamo iniziare la nostra guerra. In questo caso la quinta guerra di unificazione può dirsi iniziata. Fermi, vedo qua un. Ok, abbiamo fatto il core. Perfetto. Allora, dai che manca poco. Ah, tra l'altro noto che non abbiamo un generale, quindi quello lo vorrei prendere.
Ovviamente uno è sfigato, perché mai? Prendiamone due a sto punto. Dammene uno buono. Questo è già meglio, perfetto. E questo lo diamo all'esercito secondario, perfetto. Ok. Allora, aspettiamo un attimo. No, rigettiamo la riforma perché non possiamo permetterci ancora una diminuzione sotto il 57 di Boemia. Peccato. Abbiamo i problemi con la Boemia e possiamo. Allora, a questo punto vediamo un attimo. Andiamo a mantenere un candidato burocratico, ma lo cambiamo. Anche perché il nuovo sindaco dovrebbe, adesso ha 62 anni, morirà a breve. Quindi prendiamo Herbert Hildersheim, che tra l'altro mi sa che è il figlio del sindaco attuale. Ok, fermi. Andiamo a mettere il focus. Perfetto, sul sistema amministrativo, ok, e tempo un mese possiamo finalmente iniziare questa nostra benedettissima guerra. Ok, allora, uniamo le truppe, le portiamo qua, queste le portiamo qua. Ok. E appena sono in posizione. Fermi. Guardate che bello, siamo appena in tempo. Allora, andiamo a dichiarare guerra. La Francia ovviamente adesso non verrebbe più perché sta combattendo un'altra guerra. Contro chi? Siak e Blamjan. Vabbè, poco male, roba niente di eccessivo. Secondo me ci possiamo anche tranquillamente permettere una guerra in solitaria, perché a breve possiamo prendere la tecnologia più potente. Perfetto, allora andiamo a dichiarare guerra prendendo Nassau e andiamo a iniziare. Poi, livello 3 di velocità. Controlliamo adesso contro chi siamo. Ok, allora è entrata Ferrara, Polonia e Sassonia. Ottimo. Allora andiamo instant a prendere Dresda. E intanto andiamo anche. Vi dirò, io preferisco prendere il debito. Ma andare a prendere la tecnologia militare aumentata. Vabbè, Munster è entrato in coalizione, ma tanto Munster non è nulla di potente. Vediamo se come andrà il nostro scontro con la Sassonia. Molto, molto bene. Quindi stiamo. Ok, dunque, scusatemi ragazzi, purtroppo mi avevano suonato alla porta. Siamo sempre fermi allo stesso punto, continuiamo a vedere se va un pochino meglio. Quella era la nostra marina, peccato. Vorrei togliermi da questo problema. Magari facendo così, speriamo. Francoforte. Me ne vorrei andare però, se possibile. Ok. Perfetto, allora. Abbiamo perso la battaglia, però tutto sommato almeno abbiamo evitato che il grosso delle forze arrivasse contro di noi. Perfetto. Allora, evitiamo di fare troppi casini. Nassau l'abbiamo presa. Molto bene. Oh, siamo in guerra anche contro. Siamo in guerra contro Aragona? Oh! Ma mi prendete per il culo o cosa? No, dai. Ma che cazzo ci sta a fare Aragona?
Dio buono. Che cazzo ci sta a fare Aragona? Santo cielo! Mamma mia, la quinta guerra di unificazione inizia subito bella tosta, ragazzi. Posso dire che sto odiando con tutto il mio cuore giocare in questo benedetto sacro Romano Impero che mi mette tanta di quell'ansia che Dio solo sa. Allora, quanto ci vuole per questa nuova tecnologia militare? Novembre del 70. Un anno? Minchia. Ok, prendiamo mercantilismo, mi piace. Aspettate, però io voglio avere del potere militare subito. Tipo così. Va bene. Abbiamo una. Va bene, devo avere il military power. Non posso aspettare. Ok, perfetto. Questo volevo. Ottimo, ottimo. Allora, mortai. Gallop. E prendiamo. Highlander. Perfetto. Poi. Quindi questo. Allora andiamo a fare intanto il core qua e vediamo un po' qua come stiamo messi. Facciamo questo. Ok. E intanto ci portiamo avanti. Questo via, questo via, questo via. Questo via. Corruzione in crescita. Lo lasciamo là, sinceramente. Dopodiché, questo lo tagliamo, questo lo tagliamo, questo via. Ok. Allora. La situazione diventa bella, bella tosta. Qua vorrei capire perché. Fanculo. Lo sapevo. Ok, no, ce ne possiamo andare e possiamo evitare il combattimento. E possiamo chiamare la Lituania. Deo Grazia, vieni. Lituania, dammi una mano. Ok, la Francia com'è messa? Call to arms perché sta ancora combattendo questa benedetta guerra. Però la Lituania può arrivare in nostro aiuto. Mamma mia. Vorrei capire come sia possibile che la Lituania. Quindi scusate. Grande! Siamo riusciti a rompere l'alleanza tra Polonia e Lituania. Favoloso. Il problema è che guardate che cazzo di casino che abbiamo creato. Mamma mia. Va bene, sarà anche questa una guerra molto molto lenta. Continuiamo fermi. Questi qua mi sa che vogliono continuare a. Ci stanno continuando a come si dice? Inseguire. E abbiamo anche una degli uomini. Brasile Aragonese, Venezia Aragona? Accettiamo assolutamente, assolutamente. E questi a sto punto direi che li possiamo iniziare a portare qua. Che non sarebbe male. Perfetto, fermi. Scendiamo a velocità 2 perché se perdo qualche esercito sono letteralmente rovinato. Sono letteralmente rovinato. Allora, ok, adesso.
Questo chi è? Ferrara. Iniziano ad arrivare gli uomini in Ferrara. Direi che magari li possiamo iniziare a mettere qua. Perfetto. La Lituania dove sta andando di preciso adesso? Ah, sta stronza mi sa che vorrà combattere contro i territori qua giù. Quindi ci dovremo occupare da soli degli avversari. Bene così. Ottimo, ottimo, davvero ottimo. Favoloso. Ok. Va bene, va bene. Il lato positivo è che abbiamo almeno anche manpower, quindi non siamo messi così male. Adesso con loro... Allora, la Polonia quanto ha di military level? 21. Noi invece... 22. Ok. Allora, tentiamo una rottura qua e poi scendiamo qua. Perfetto. Questo, tra l'altro, posso fare anche il core suo, molto bene. E poi lo facciamo delle Sealand, ma dopo aver... Vabbè, dai, portiamo le navi a posto. Evitiamo di riportarle fuori. Molto bene, fermi. Non vorrei fare errori. Loro stanno andando dove? A Weimar. Mi sa che stanno arrivando qua, quindi è meglio evitare. Voglio tenere il fronte unito e far pesare i miei 65.000 uomini. Vediamo. Allora, siamo a come? 5-1. Abbiamo 6 di dado. Ok, dovremmo riuscire a vincerla. Molto bene. Molto, molto bene. Perfetto. Ok. Signori, abbiamo fatto un wipeout. Mamma mia! Abbiamo fatto un wipeout di oltre 25.000 polacchi. A Start Breden. Sì, cazzo! Grande, grande! Così voglio Hannover, così la voglio. Ok, ok. Allora, signore, con questa grandiosa notizia ci salutiamo. La quinta guerra di unificazione ha creato un nuovo grandissimo conflitto in tutto il mondo civilizzato. Ci ritroviamo contro colossi come Polonia, Sassonia, Aragona e tanti staterelli inferiori. La Lituania è arrivata al nostro fianco. Molto probabilmente non riusciremo a inserire anche la Francia in guerra, ma speriamo, Dio grazia, che si riesca quantomeno a riesca a fare la pace velocemente prima che sia troppo tardi. Detto questo, signori, ci salutiamo al volo e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!